Alla serata del ringraziamento, gli uomini ringraziano la donna. Una giornata emozionante, una serata pregnante, grandi colori, grandi emozioni. Siamo in compagnia della stilista artista Giuliana Guidotti per parlare di come è arrivata all'espressione moda. E attraverso il cammino dell'arte, diciamo, perché tra la musica, tra la pittura, perché sono stata allieva di Gregorio Schilten quando ero ragazza e così mi ha appassionato la moda anche contemporaneamente a tutto il resto. Giuliana, ecco, hai detto la moda e tutto il resto. I colori della tua sfilata di questa sera, da dove traggono origine? Mi ricordo che durante una chiacchierata informale tu mi hai raccontato dell'importanza dell'acqua, del mare. Sì, perché io ho passato tutta la mia infanzia all'Argentario, quindi i colori del mare, del sole, del mare, sono così, questi dell'acqua, della trasparenza, questi sono i miei colori. Tu sai, Giuliana, che la moda è una delle eccellenze italiane. E allora io ti chiedo, questi vestiti sono vestiti da indossare o da guardare come una installazione museale? Ma magari, che bello, tutto quello che volete. Perché sono abiti molto strutturati, io ne indosso uno, ne vedremo degli altri. Ecco, quando crei, a che cosa pensi? Io devo capire come fai a costruire un abito, da dove parti? Parto dal disegno, me li costruisco, me li invento, mi sveglio anche la notte per disegnare, costruisco l'abito come l'ho pensato e poi aggiungo il colore, ma soprattutto la linea per me è fondamentale di un abito. E poi tutto il resto viene da sé, il tessuto e tutto, ma la prima cosa è l'architettura di un abito. Brava, hai detto bene. Io ti ho seguita nel tuo percorso, non siamo arrivate qui casualmente. Io so che tu costruisci tutto a mano. Chi ti aiuta? Non puoi fare tutto da sola, io non ci credo. Ho un laboratorio dove mi appoggio, a via Quintino Sella. Sono delle sarte proprio. Sì. Sì, mi appoggio e poi faccio qualche cosa anch'io, loro però mi danno un grandissimo aiuto. Posso fare il nome di loro? Certo. Allora, è Pieghettato via Quintino Sella. E così le ringraziamo perché io le ho conosciute, sono delle signore. E Antonini. Meravigliose perché ti danno retta subito. Le conosco da 20 anni. Ecco, ti leggono quasi nel pensiero, tu non hai bisogno di parlare con loro, basta uno sguardo. Sì, ormai sì, c'è talmente un'amicizia così forte che mi capiscono subito dall'espressione. Giuliana, ancora un'ultima cosa, festa della donna. Che cosa rappresenta per te la donna e a quale donna ti ispiri? Se c'è una tua donna ideale che ti ispira per le tue creazioni? Tutte. Sono tutte importantissime. Qual è l'elemento che una donna può utilizzare per esercitare il suo charme? Cioè da dove parte il fascino di una donna? Dal cervello. Da dove? Non basta l'aspetto fisico. Ci deve essere qualcosa dentro da... un'interiorità forte, perché altrimenti non basta solo l'aspetto. In questo sono con te su tutta la linea. Un'ultima cosa, guardando i nostri video ascoltatori, lo so che a una stilista non si chiede, però io ce l'ho qui, c'è il tuo abito preferito questa sera, un abito che ti rappresenta, l'abito... Sono tutti figli miei, per cui non riesco, li ho tutti creati con tanta fatica, non riesco a dire qual è il preferito, mi piacciono tutti. Il prossimo abito quale sarà? Che da creare? Chissà, non lo so. Magari un risveglio notturno, un sogno? Sì, sì, tanto lo creo di notte io. Mi sveglio la notte e disegno. Allora Giuliana, sei pronta? I tuoi auguri a tutte le donne. Tanti auguri a tutte noi. Grazie. Giuliana Guidotti.